Vi è mai capitato di trovarvi in un luogo senza tempo, magico, con un'energia che vi travolge e vi stravolge, ricco di mistero? Un luogo dove ancora sembra di sentire la presenza di chi lo ha vissuto? Il castello dove vi portiamo oggi è veramente speciale. Ha ispirato scrittori e registi e continua a ispirare chiunque abbia la fortuna di visitarlo. Coperto da leggende e credenze, è riuscito a stregare anche noi. E quindi ve lo racconteremo provando a trasmettervi tutte le emozioni e le sensazioni che abbiamo provato durante la nostra visita. Ma prima vogliamo raccontarvi qualcosa sul nostro ritorno a Manchester. Siete pronti? Andiamo! Del canale. Abbiamo passato la notte in viaggio. Sì. Diciamo che in un certo senso non è che siamo scappati da Aberdeen. No, non siamo scappati. Abbiamo messo sulla bilancia ciò che avevamo lì e ciò che possiamo avere qua. Sbagliato giusto che sia, perché avevamo pensato che Manchester è una grande città, ha più risorse, più lavoro, pensavamo, è più facile, pensavamo. Ma passata la notte qui, appena arrivati, o durante il viaggio, non ha mai smesso di piovere, mai. E quindi ci siamo mossi poco dalla macchina, proprio non siamo potuti uscire. Abbiamo avuto difficoltà per aprire il letto. Ci siamo trovati in crisi da subito. Sì, infatti. Cosa ho fatto io? Ho chiesto aiuto agli italiani che ci sono qui a Manchester. Cosa ne è uscito fuori? Per me, scusate se lo dico, ma è uscito lo schifo. Perché sono saltate fuori critiche, offese, ingiustamente, perché io ho messo un post dove cercavo semplicemente una casa, un appartamento. E per accelerare, diciamo, i tempi, ho scritto che vivevamo in macchina, perché è vero, noi viviamo in macchina già da 2 mesi e mezzo. Quindi c'è stato chi ci ha attaccato, chi ci ha offeso. Chi si è andato a guardare il canale dicendo che non è vero che noi abbiamo bisogno. Ma comunque c'è sempre una minima parte di persone che a loro modo ci voleva aiutare, ci voleva offrire. Qualcuno ci ha contattato. Sì, ci volevano offrire lavoro. Niente, adesso siamo sotto la pioggia, si vede? Dobbiamo tentare di trovare un'altra soluzione, perché comunque dobbiamo andare avanti, quindi stiamo cercando di capire ora qual è il nostro prossimo passaggio. È il fatto di venire in Inghilterra di nuovo per l'ennesima volta ci ha lasciati un po' perplessi, perché in un certo senso la reputiamo la nostra seconda casa, visto che abbiamo vissuto qui per quasi 10 anni. Ma nonostante tutto siamo stati meglio accolti in Scozia. Sì. Anche la gente è stata molto più accogliente e più calda con noi. E quindi adesso stiamo rivalutando un po' tutto. Per l'ennesima volta. Ma questa è la vita, quindi il nostro wildlife trip è questo. Valutare di volta in volta quello che si deve fare nella vita, scegliere il giusto percorso. Volevo ringraziare gli italiani all'estero. Sì, un grazie di... No, perché non si capisce perché questa comunità, è solo io la riscontro solo negli italiani. Non c'è spirito di appartenenza, di... Non c'è empatia, non c'è
spirito di aiuto nei confronti delle persone. Sono veramente poche le persone che magari mostrano un pochino più di empatia. E non solo non si limitano magari a non commentare, ma proprio prendono il diritto di passarsi il tempo, ecco. Mettendo anche fuori debolezze delle persone, perché comunque non si limitano solo al commento, ma poi si vanno a cercare la tua storia come se fosse il loro lavoro, va. Vanno a cercare la tua storia e la mettono fuori lì, senza nessun motivo poi. Comunque, adesso stiamo andando in piscina, ci andiamo a rinfrescare un poco. Sì. Ci rilassiamo un pochino perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo svuotare un pochino la mente per ritornare lucidi e capire cosa fare dopo. Vi spieghiamo un attimino cosa è successo. Noi praticamente ci siamo lasciati con una dichiarazione sugli italiani a Manchester. In realtà abbiamo capito che a Manchester purtroppo ormai non si può fare quasi più nulla. È diventato impossibile, la città è finita. Le case non ti permettono di affittarle nemmeno se paghi 12 mesi. No, quindi. Ma tra l'altro non so, è difficile trovarle proprio a Manchester. Costano molto e quando le mettono sul mercato, il tempo che tu chiami l'agenzia, praticamente ti dicono che sono andate. Quindi non c'è realmente la possibilità di vedere queste case e di riuscire ad applicare. Quindi ancora una volta ci siamo resi conto che Manchester era finita per noi. Non ci meritava più, quindi siamo ritornati ad Aberdeen. Sì. E comunque, io personalmente, non so tu, preferisco per tutto, per paesaggio, per gente molto più amichevole. E comunque diciamo che qua le case si trovano. Ne abbiamo viste già alcune. Sì, appena arrivati abbiamo telefonato a qualche agenzia e la stessa giornata abbiamo visto delle case. Sì. Speriamo. Siamo in attesa. Siamo in attesa. Slade's Castle è un castello unico nel suo genere e molto suggestivo. Castello che forse ancora non l'ho detto, è abbandonato, ovviamente, diroccato. Si trova nella Aberdeenshire e le sue rovine si affacciano su una scogliera a picco sul mare del nord, da cui si può godere di un immenso spettacolo. Prego, s'attende. Trovo un po' un disordine, ma non ho avuto tempo di pulire. Emana un senso di forza ed inquietudine, impossibili da non percepire, e lo stato di abbandono e decadenza in cui versa non fa che accrescere il suo fascino. Pensa a venirci di notte. Si racconta che nel XIX secolo, per circa 17 anni, Bram Stoker visitò regolarmente il paesino di Cruden Bay e abbia visitato anche il castello dietro invito del conte di Errol.
Durante questo periodo scrisse il romanzo Il mistero del mare e altri racconti e sembra che abbia tratto ispirazione anche per il romanzo di Dracula. Ciao! Ciao! Da dove sei salito? C'è la scala a chiocciola. Però dove stiamo così stretto? Non lo so. Fu costruito nel 1597 per volere del nono conte di Errol. Nel 1664 fu modificato e ampliato per diventare poi nel 1836 una residenza baronale scozzese, riedificata in granito dal diciottesimo conte di Errol. Nel 1916 il castello fu venduto a Sir John Ellerman, per poi essere abbandonato definitivamente nel 1925. Il rivestimento in granito fu rimosso e il tetto fu smantellato per evitare di pagare le tasse. Ma lo giro. No, ma è spettacolare. Dimmi. Emozione. Come se fossi a casa mia. Allora Nadia ha trovato questa scantinata. Attenzione, attenzione. Sembrerebbe tipo cimitero. Aspetta. Potevano anche essere delle segrete o una sorta di cancello. Secondo me c'è caccia sui succi. Mio Dio. Oltre ad aver ispirato Bram Stoker con il suo famosissimo Dracula, il castello di Slains è diventato meta per tutti gli appassionati di paranormale, perché girano voci che sia tuttora infestato da fantasmi. E beh, comunque, da quello che vedo, probabilmente lo usano anche per fare qualche cosa di riti o cose del genere. Tu dici? Mm-mm. Perché dice così? È perché ci sono dei resti tipo di falò bruciati. Comunque il posto si presta molto per fare queste cose. Là ci sono delle scritte pure. Wow. Continuiamo. Io faccio una foto, chissà che non ho la fortuna di Bangor. Falla. No, di Bangor, di Tembi. Ti lascio da sola con i tuoi amici. Ok. Noi continuiamo il giro. No. Ma vi rendete conto? Aspettate, devo saltare. Oppla. Ha visto l'uomo tutto lentamente emergere dalla finestra e ha cominciato a strisciare giù per il muro del castello, su quel terribile abisso, a faccia in giù, con il suo mantello che si allargava intorno a lui come grandi ali. Ecco,
Questo sembra il televisore sul mare, guardate. C'è quella, non so se si vede, decorazioni. È il televisore sul mare. Vi piace? Da qui continuiamo, c'è un'altra stanza. Oh, che bellezza! Un'altra chicca su questo castello è che nel 2016 venne utilizzato come scenario nella prima stagione di The Crown, per la precisione quando la regina madre va in Scozia e passeggia sulla scogliera. Ma poi non finisce mai, è enorme quello che ne rimane. Pensate prima quello che doveva essere questo castello. Continua la serie torri. Vediamo questa. Ah, qua non c'è scala, c'è solo una finestrella da dove si può vedere il mare. Ci sono queste incisioni, sembrano antichissime, ma non si riesce a capire bene cosa siano. Guardate questa. Questo doveva essere un camino molto basso. Guardate la mia altezza. Quindi penso proprio di sì. Boh, andiamo a vedere. Non finisce mai. Nel 2016 è stato approvato un progetto per convertire il castello in una struttura turistica con ben 35 appartamenti, ma fino ad oggi nulla è cambiato e noi speriamo che questo progetto non venga mai realizzato.
cos'è questo? Una torre? È una stanza in realtà che ha delle grate, quindi non so esattamente cosa fosse, però là si sale. Le grate, vabbè, ma magari le grate ci hanno messe dopo, no? Una cella. Potrebbe essere una cella. Ah. Bella come cella però. Con lo sciapiombo. Abbiamo fatto. Allora, che dicevamo? Ho notato questa particolarità. Non so se è qualcosa che ha fatto il tempo o se era qualche pietra incisa che comunque... Io ho visto diverse scritte e diverse incisioni alle ore. Sì, ci sono. Saliamo questa scala? Sì, si può salire secondo me al primo piano. Non sono salita ancora. È giù? Sopra. Giù! Ci sono dei gradini, però dopo diventa scivoloso e quindi non so se è facile andare. Vediamo. Con la luce io non sono riuscita a vedere se c'era possibilità di scendere. Mi sono appoggiata al primo gradino. Ma questa luce non so. Non si vede niente. No, infatti è difficile capire. Non credo che finisca qua, ma no. Non proprio. Non proprio. Ah, c'è la stanza. Ah, il ragazzi che è pericoloso. Qua giù non c'è un cunicolo. Qua giù non scende nessuno perché vedono che così non ci passa. Un cunicolo, fai pure luce tu per favore. Dammi un secondo perché sono rimasta bloccata qui, non vedo nulla. Continua a scendere. Vero? Sì. E c'è una parte lì sotto che si deve saltare. Quindi non si può. Oh. E di qua è chiuso. C'è uno scivolo. Andiamo. E allora? Ok, qua c'è un'altra strada. Scivoloso. Bisogna essere attenti. Ma chissà dove va. Questa sarà stata una feritoia o qualcosa. Questa va giù, ma giù in realtà non l'abbiamo visto. Interesting. Proviamo. Tieni per questo. Non ci sono gradini. Tieni questo. Tieni pure questo. Dopo come fai a risalire? Beh, io non proverei se fossi in te. Perché no? Perché non è. Poi non è più facile a salire, come fai? Ce la faccio. Mi sporco tutto. Ai ai. Mamma. Vieni tu, forse tu. Ti fai luce se c'è buio da qualche parte. Io non posso scendere, perché tu non posso salire. Sono sceso da qua. Ciao. Ciao. Interessante. C'è solo una stanzetta con un pezzo di pietra. Nulla di particolare. Ok, potevo anche non scendere. Ok, adesso devo farmi aiutarti. No. Bene. Dammi questo. Dammi la fotocamera. Riesci? Io. Dammi la manina. Sicuro, amore? Ah, sei bravo, amore. Qua sotto non so se l'hai visto. No. Tu non fai luce. Buco. Sarà scavato dai topi. Ma da qualche altra cosa. Andiamo fuori, dai.
Mezza matrix. Però di qua invece è più bello. Aspetta. Ce la fai? Togliamo la luce del tonnello. Vuoi andare tu prima? No, vai. Io vado piano perché soffro di vertigini. Quindi questa è la prima finestra. Si trattavano bene. Sopra forse c'è qualcuno, questo è il primo piano che dà in questa stanza, diciamo aperta, non so se prima, probabilmente prima era chiusa, è rimasta la finestra. La terrazzina, ci avevo mai visto il balcone reale. E poi continuiamo a salire. Sì. Vai, guarda là come sono appoggiate le pietre. Sì. Sono appoggiate nel nulla. E noi ci dobbiamo salire sopra. No. Speriamo bene. Oh my gosh, aspetta. Ce la fai? Aspetta. Sto mettendo le cose in tasca. No, non posso io. Vai tu. Fammi andare. Aspetta, non ci posso lasciare subito. Adesso questa macchina, c'è lo zaino sulla pelle. Non posso io lì. Perché è troppo alto per me. Continuiamo. Sacco di scritte, cose, queste saranno moderne. Altra finestra. Continuiamo. Non finisce mai. Finish here. Do you want to come up? Do you want to come up? I'll sneak by you. Thanks, guys. No problem. Sempre più alti. E qui siamo arrivati. Qui ci doveva essere una bella stanza. Sono bello alto per ora. Là si vede il cielo, si può toccare il cielo con un dito. Varie scritte. No, ma questa è assurda. Dai, ma come si fa? Questa sarà molto antica. Noi un'ultima sbirciatina. Yuhu! E poi si va. Andiamo, speriamo bene. Se scende. Piano. What?
piano piano. È abbastanza pericoloso. Io sono sempre qua. E tu non sai che ho trovato là sopra. Io questa finestra mi impedisce di salire perché non ce la faccio. Saluto. Giro finito? Sì, troppo bello. Io non ho mai visto una cosa così bella in vita mia. Ma onestamente spettacolare, spettacolare. Non c'è da dire niente. Tranne che ci voglio ritornare. Ci ritorneremo. Magari ne vedremo molti altri. Sì, sì. Un saluto a tutti, da Vito e Nadia. Il nostro canale è un Wildlife Trip. Iscrivetevi, mettete un like, commentate il video e condividete. Mi raccomando. Ciao.